Ok, buongiorno a tutti, bentrovati a questo che è il secondo appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio e Level 4.0. Cosa parleremo? Di cosa parleremo oggi? Parleremo di sicurezza OT e OT nella digitalizzazione della fabbrica. Quindi cercheremo di toccare con mano cosa vuol dire la sicurezza digitale e come stanno lavorando sui problemi di sicurezza digitale e che soluzioni hanno trovato alcune aziende, tra cui CSMT, Fragma e appunto Siemens, nella giornata odierna. Come funzionerà la giornata? Avremo gli interventi di tutte queste aziende, un intervento iniziale della Camera di Commercio che ci spiegherà quali sono gli strumenti a disposizione in questo momento per le aziende per poter lavorare su queste tematiche e non solo. Quindi la Camera ha davvero molte iniziative che vale la pena ascoltare perché sono fondi a disposizione delle aziende, fondi utili per le attività quotidiane delle aziende. E dopodiché inizieremo a entrare nel vivo con le testimonianze delle diverse aziende che sono qua che vedete qua nella prima schermata. Informazione tecnica che è necessaria, in qualunque momento voi potete scrivere nella chat comune di questo stream oppure attivare il vostro microfono e porre delle domande. Magari le domande vi chiederei di farle alla fine dell'intervento, a meno che non ci sia una cosa assolutamente urgente, altrimenti utilizzate la chat, ponete le domande e poi alla fine dell'intervento del singolo relatore cercheremo di discutere. Tutti i relatori, a tutti quelli che parleranno, i relatori, chiederò di essere abbastanza contenuti con le tempistiche. Ricordo che abbiamo 20-25 minuti a testa circa per esporre le proprie argomentazioni, in modo da poi avere anche qualche minuto di tempo per poter porre le domande e soprattutto rispondere alle domande in maniera compiuta. Quindi vi chiederei il rispetto delle tempistiche. Invito ancora una volta alla partecipazione perché è sì interessante ascoltare i contenuti che le aziende ci pongono e i contenuti che condividono con noi le aziende, le soluzioni che hanno messo in pratica o che metteranno in pratica o che vorrebbero mettere in pratica, ma è assolutamente e maggiormente interessante porre in questo momento le domande agli esperti che oggi sono qui, perché li avete davanti tutti in un solo momento. Sarebbe stato meglio trovarsi di persona, sarebbe stato bello poter dialogare direttamente, purtroppo così non è e faremo del nostro meglio perché la giornata sia comunque efficace. Come ho detto all'inizio, il primo intervento è della dottoressa Pairano, quindi do a lei il controllo della presentazione, quindi lo schermo se vuole condividere la propria presentazione in modo da avere il canovaccio su cui parlare. Perfetto, lo vediamo. E quindi Benissimo. lascio a lei la parola. Grazie, ingegner Zanetti, spero che mi sentiate bene. Cercherò di essere sintetica anche perché immagino che alcuni di voi abbiano già partecipato all'evento del 15 novembre, per cui mi sentiranno ripetere le stesse cose, ma non me ne vogliano. Allora, cosa fa la Camera di Commercio per le varie tematiche, tra cui l'innovazione e la digitalizzazione di cui trattiamo oggi? Ha organizzato nel corso dell'anno 2021 la rassegna Eccellenze in Digitale per supportare le piccole imprese all'utilizzo della Google Suite, per l'utilizzo dei dati e dei social, per gestire al meglio la propria attività di impresa. Abbiamo organizzato una rassegna Legal 4.0 ad ottobre dedicata agli aspetti legali sui big data e agli smart contract e alla blockchain in generale. E poi abbiamo organizzato questa rassegna di due appuntamenti unitamente a CSMT, che si è tenuta con un primo appuntamento lunedì scorso e il secondo è oggi. Abbiamo ai link indicati le registrazioni disponibili degli eventi che si sono realizzati e poi abbiamo affrontato anche varie altre tematiche nel corso del 2021 e anche in prospettiva affronteremo nel corso del 2022 tematiche che possono avere punti di collegamento con l'innovazione e la digitalizzazione. Il tema dell'economia circolare su tutti.
argomento, abbiamo stipulato una convenzione con Banca Intesa San Paolo che mette a disposizione delle imprese che intendano investire nell'assessment e poi nella realizzazione di interventi per migliorare il proprio ciclo produttivo, una serie di risorse disponibili. Per sensibilizzare appunto le imprese è stato creato un laboratorio virtuale, laboratorio ESG, che prevede una serie di incontri online e poi appuntamenti anche in presenza con gli esperti di Intesa San Paolo. Un incontro dedicato ad alcuni settori, costruzioni, metallurgia, agricoltura e moda, si è tenuto mercoledì scorso e a breve avremo un altro webinar dedicato al tema della filiera sostenibile in generale, in cui trovate il link per poter partecipare agli eventi. In tema di sostenibilità ambientale, scusate, ecco, abbiamo poi organizzato anche una serie di eventi dedicati ad attività che sono più strettamente di competenza della Camera di Commercio e che vedete appunto elencate qua sotto, quindi una serie di webinar, di rassegna di webinar organizzati periodicamente con queste date. E poi abbiamo organizzato una serie di attività che sono finalizzate al supporto dell'avvio di impresa. Questa attività si è sviluppata da maggio 2021 e arriverà a maggio 2022. È dedicata sia agli aspiranti imprenditori, per i quali in genere una volta ogni mese e mezzo proponiamo un seminario di orientamento. Il prossimo appunto è previsto il 1° dicembre e poi l'altro target sono le imprese neocostituite che hanno la necessità di consolidare la loro presenza sul mercato e per esse abbiamo studiato un ciclo di webinar uno al mese, ne abbiamo già fatti due, uno a ottobre e uno a novembre. E in previsione abbiamo quattro appuntamenti da gennaio ad aprile 2022 con queste tematiche e a breve le iscrizioni saranno possibili attraverso questo link che vi conduce alla pagina dedicata appunto al progetto Agile. Infine abbiamo avviato un progetto unitamente a Unione Camere Lombardia, che è l'Associazione delle Camere di Commercio Lombarde e che ci rappresenta nei rapporti istituzionali anche con Regione Lombardia. Abbiamo programmato un'azione di promozione degli sportelli Riemergo, che sono i punti di riferimento di informazione e di sensibilizzazione dei nostri stakeholders per il contrasto all'illegalità economica e a fenomeni anche molto, molto gravi, fenomeni punibili penalmente. Abbiamo previsto quattro incontri da settembre fino a dicembre. Il prossimo incontro si terrà il 25 novembre. Qui cliccando trovate. Adesso non lo faccio, ma mi ha bloccato. Trovate gli appuntamenti e le date e le iscrizioni sempre attraverso il nostro sito. Accanto a queste azioni di sensibilizzazione, diciamo in vasto senso culturale, nei confronti delle imprese, la Camera di Commercio promuove da sempre una serie di azioni di supporto economico alle imprese. E un primo filone è quello della sostenibilità, come abbiamo già visto, che viene sostenuto attraverso il supporto alle spese di assessment, l'analisi appunto della la consulenza e l'analisi che l'impresa deve fare per riuscire ad approcciare al meglio la sostenibilità
E quindi per azioni di questo genere, per spese sostenute nell'anno 2021, il contributo previsto alla Camera ad impresa è al massimo di 5.000 euro, corrispondente al 50% dei costi sostenuti per la consulenza e al netto di IVA. La presentazione delle domande attualmente è aperta dal 1 luglio e chiuderà il 31 gennaio 2022. Vi è disponibilità ancora su questo bando e quindi io lo segnalo perché effettivamente è un'occasione da poter utilizzare con appunto la consulenza dei soggetti qualificati che sono iscritti al sistema Questio di Regione Lombardia. Un altro bando che è destinato alle micro PMI è destinato a supportare investimenti effettuati per la prevenzione di atti criminosi e per la riduzione di consumi energetici di impatto ambientale e anche rifiuti, è il bando appunto che prevede la presentazione delle domande in una settimana, a febbraio 2022. Ovviamente il termine sarà anche prima, se le domande che arrivano supereranno lo stanziamento disponibile, che è di 750.000 euro, e qui prevediamo appunto il supporto alle spese sostenute nell'anno 2021 per queste finalità, con un contributo massimo ad impresa di 3.000 euro. Ci sono anche i bandi che sostengono la partecipazione a manifestazioni fieristiche. Questo è il bando che supporta la partecipazione in Italia. Sappiamo che nel 21 le fiere per metà anno sono state ferme, ma poi da settembre sono ripartite e quindi c'è un'occasione di poter presentare appunto una domanda di contributo per aver partecipato ad eventi o in Italia oppure in Regione Lombardia. Abbiamo due misure con un contributo massimo di 3.500 euro ad impresa. Abbiamo la presentazione delle domande a gennaio per una e per l'altra misura. E quindi anche se lo stanziamento del 2021 comunque non è elevato e non raggiunge i valori di anni passati, è una ripartenza che ci promettiamo già col 2022 di incrementare. E, come c'è la partecipazione in Italia, sosteniamo anche la partecipazione all'estero. Questo bando è un bando che supporta la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nelle collettive organizzate dall'azienda speciale Probrixia, azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia. E qui appunto ogni anno l'azienda speciale definisce e individua alcune manifestazioni strategiche per lo sviluppo dei settori imprenditoriali di punta della nostra provincia e poi organizza e cura tutta la collettiva appunto delle imprese bresciane. Qui il contributo è variabile ma corrisponde comunque sempre al 50% del costo di partecipazione e per uno stand base allestito. Il contributo viene scontato direttamente nella fattura di Probrixia al momento della iscrizione. In genere l'iscrizione avviene con un adeguato margine di tempo, indicativamente tra l'anno e l'anno e mezzo prima del verificarsi della manifestazione, e quindi immediatamente il beneficio viene recepito dall'impresa e poi Probrixia e la Camera organizzano il flusso appunto di importi dei contributi tra di loro. Questo appunto per ricordarvi che anche nell'anno 22 ci sarà il bando che sarà dotato di uno stanziamento molto più alto perché riprenderanno in maniera più intensa le manifestazioni anche all'estero. Un altro bando promosso dalla Camera di Commercio a supporto dell'avvio di impresa
e però riservato alle imprese femminili e giovanili è il bando Startup che finanzia gli investimenti dedicati all'avvio, quindi gli onorari di tutti i professionisti relativi alla costituzione dell'impresa, l'acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi, hardware, software e così via. Quindi una serie di investimenti che l'imprenditore deve sostenere per partire. E qui il contributo massimo ad imprese di 5.000 euro, sempre al 50% delle spese sostenute. La presentazione delle domande sarà nel periodo di febbraio 2022. Un bando classico che c'è da tanto tempo è il bando formazione e aggiornamento professionale, che è dedicato alle spese di formazione sostenute dall'imprenditore per se stesso, per i propri dipendenti e ovviamente per corsi di formazione attinenti all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa. E anche qui abbiamo un contributo massimo di 5.000 euro ad impresa e uno stanziamento abbastanza importante, 600.000 euro. La presentazione delle domande sarà a gennaio. Accanto ai bandi camerali che sono interamente finanziati con gli importi messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Brescia, abbiamo poi delle azioni avviate in sinergia con Regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di programma ADP, appunto sta per accordo di programma, che le Camere di Commercio Lombarde hanno stipulato fin dal 2006 con Regione. Si individuano delle tematiche rilevanti sulle quali sia le Camere che Regione fanno convergere le loro risorse, evitando la duplicazione e la dispersione degli interventi e ottimizzando quindi le risorse a tutto vantaggio delle imprese. Un bando che comunque si è chiuso al 29 ottobre, che prevede la candidatura con la presentazione di progetti da parte delle imprese e poi la loro valutazione e selezione e realizzazione di questi progetti entro un anno, quindi entro l'anno 2022, è il bando SI 4.0, un bando che promuove la realizzazione di progetti per la sperimentazione, la prototipazione e la messa sul mercato di soluzioni, di prodotti, di applicazioni, di servizi innovativi in tema di impresa 4.0. E qui abbiamo avuto uno stanziamento di 1 milione di euro che è stato ampiamente superato dai progetti presentati. È in corso attualmente la valutazione dei progetti che poi verranno approvati con un'apposita graduatoria. In questo modo solo le imprese che vedono il loro progetto approvato potranno realizzarlo e sono sicure di avere il contributo nella fase poi della rendicontazione. Altri due bandi più semplici come articolazione del percorso, ma dedicati sempre alla digitalizzazione, sono i due bandi voucher digitali di Impresa 4.0 e il bando e-commerce. Questi due bandi non prevedono la presentazione di progettualità complesse, ma prevedono la presentazione di candidature con i preventivi delle spese che si intendono sostenere. Le candidature si sono chiuse nella prima metà del 2021 e gli interventi e gli investimenti vengono realizzati entro dicembre di quest'anno e anche qui ovviamente si tratta di domande che sono arrivate che beneficiano del contributo in quanto in ordine cronologico si sono collocate in graduatoria in ordine di arrivo. Gli stanziamenti sono stati, come potete vedere qui, molto, molto elevati. È probabile che anche nell'anno 2022, data l'importanza del tema, i bandi vengano riproposti
in maniera simile oppure anche differente, però il tema della digitalizzazione è un tema che è molto importante sia per le Camere sia per Regione Lombardia. Un altro bando che si è chiuso tra l'altro da poco, da pochissimo tempo, è il Fai Credito Rilancio, dedicato al sostegno dell'accesso al credito delle micro e PMI lombarde appartenenti a tutti i settori economici. E per questo bando la Camera di Commercio di Brescia ha stanziato in proprio 3 milioni e passa di euro che sono stati raddoppiati da Regione Lombardia. Quindi con un impegno molto importante. A chiusura dei dati sono rimasti circa 60 mila euro di risorse non utilizzate, ma su 6.280.000 euro. E poi l'ultimo nato in Regione Lombardia è il bando Nuova Impresa, che prevede la presentazione delle domande a dicembre del 2021 e fino ovviamente a esaurimento risorse. Questo bando ha preso a modello il bando avvio di impresa, bando startup di impresa che vi ho descritto prima e che per la Camera è riservato solo alle imprese femminili e giovanili. Regione lo ha voluto comunque estendere a tutte le imprese, ha stanziato la maggior parte delle risorse, vedete, sono 4 milioni di euro. Però ha ad oggetto le imprese che siano nate dopo il 26 luglio 2021, quindi e fino al dicembre 2021. E quindi a breve sapremo come sarà appunto l'andamento di questo bando. Vi lascio i riferimenti degli uffici che nella Camera di Commercio di Brescia si occupano delle varie tematiche, quindi per lo startup di impresa, l'ufficio competitività di imprese che risponde a questa mail, per i contributi alle imprese, l'ufficio promozione imprese e territorio con questo riferimento mail e per innovazione ambiente, il punto impresa digitale che ha questo indirizzo mail che oggi è rappresentato da Francesco Vielmi e Davide Tucci che sono collegati e che poi vi descriveranno gli ulteriori servizi del punto impresa digitale. Io ho concluso, vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto e niente, lascio appunto all'ingegner Zanetti, grazie. Grazie mille per la lista delle tante iniziative che la Camera porta sempre avanti, che spero saranno di interesse delle persone che ci stanno seguendo, perché probabilmente tante non sono così note, e quindi è importante ribadirle in modo che ci sia la possibilità di cogliere tutte queste iniziative. Quindi adesso passerei direttamente al primo relatore, ai primi relatori anzi, che sono di Simes e di IT-Core, sono Emanuele Ermini e Andrea Olivetti. Non vi presento ulteriormente perché immagino vi presentiate poi voi direttamente, però ci parleranno della Security Digitalization e di un caso studio, ovviamente. Quindi lascio direttamente voi la parola, vedo che avete già preso controllo dello schermo, bravissimi, e a voi il microfono, giusto per capire se vi sentiamo. Grazie mille, Zanetti. Sì, sono Sentiamo. Ermini. Perfetto, grazie A mille. voi, grazie a voi. Iniziamo subito la presentazione, sono Ermini Emanuele, sei specialist team leader per quanto riguarda prodotti di network e cyber security. Iniziamo subito con la presentazione. In pratica la cyber security negli ultimi anni è cioè, cresciuta fondamentalmente sulla base dei crimini informatici. Qui ho riportato un dato che potete vedere. Dalla prima slide vedete il mio appuntatore di circa 400 miliardi. Questo era un dato del 2016 e naturalmente nettamente cresciuto negli ultimi anni, soprattutto con la pandemia. Come ben sapete, le infrastrutture informatiche sono aumentate, interconnesse tra di loro, e quindi quello che inizialmente veniva visto come dalle imprese un piccolo problema, ad oggi è diventato un'opportunità di business per gli hacker stessi.
Quali sono gli attacchi che vediamo anche in ambito IT/OT? Naturalmente malware, malicious code, DOS, sono tutti quei nomi, insomma, di attacchi che fino a qualche anno fa nelle infrastrutture IT non esistevano o fondamentalmente vedevano per la maggior parte attacchi, si vedevano la maggior parte degli attacchi delle infrastrutture IT. Qualche giornale, qui sulla destra, in ambito farmaceutico, che naturalmente ad oggi va per la maggiore, visto il Covid, però possiamo vedere quali sono le problematiche, che troviamo di più in ambito, cyber security. Abbiamo in ambito informatico, naturalmente, macchine connesse direttamente alla rete T, quindi uno dei primi accessi è dalla rete T verso la rete OT. Accessi remoti direttamente sulle macchine di produzione, scambio di dati non protetti direttamente su internet, nessun processo di progettazione della rete, quindi la rete flat, poi vediamo come, perché e quali sono i vantaggi di suddividere una rete. Non vengono aggiornati in ambito security, ad esempio le patch di Windows, per farvi un esempio, nessun protezione malware, nessun backup e restore per quanto riguarda l'infrastruttura stessa. Nel dettaglio, ho riportato qui una classica rete di impianto, quindi parliamo di una classica rete come potete vedere dalla chain alla classica macchina di impianto fino a una rete IT backbone dove potete vedere che l'interconnessione avviene punto punto. Quali sono i punti deboli di questa rete? Ed è una rete che nel 90% dei casi troviamo nei nostri clienti. Reti IT/OT non separate, come accennato prima. Single point of failure, quindi nessuna ridondanza nel caso in cui ci dovesse essere un fault della rete, l'impianto rimane completamente separato. Unica rete flat, quindi cosiddetti pacchetti possono essere trasmessi su tutto l'impianto senza nessuna distinzione e switch non gestiti, quindi diciamo il classico switch che per quanto riguarda la rete nella cyber security è un punto nero, quindi lo switch non gestito non dà visibilità su cosa sta succedendo sulla rete stessa. E accesso remoto non sicuro, quindi da internet gli operatori in genere, tramite magari dei software open source, accedono all'impianto senza nessuna misura di sicurezza. Tutti questi punti deboli ci portano ad avere dei grossissimi problemi all'impianto, come ad esempio fermi macchine o perdita di dati sulla macchina stessa e protezione molto bassa dell'infrastruttura stessa. Device non autorizzati, come esempio più classico, l'utilizzo da parte degli operatori della chiavetta USB su macchine di automazione dove in teoria non sarebbe permesso l'inserimento di device di quel tipo. Ma andiamo a vedere quali sono i requisiti fondamentali per le aziende per quanto riguarda la produzione. Naturalmente la rete deve dare alta disponibilità dei dati, quindi bassa latenza, robustezza, flessibilità sull'impianto stesso, determinismo perché i protocolli di rete, quindi il linguaggio della rete in ambito macchina, è vincolato alle latenze stesse dello scambio di pacchetti. Un industrial security, attenzione riguardo industrial security, poi vedremo nel dettaglio perché naturalmente varia rispetto alla sicurezza IT. La sicurezza OT ha delle peculiarità completamente differenti e naturalmente gestire la safety, importantissimo per quanto riguarda gli operatori in campo, e la gestione negli ultimi tempi di applicazioni mobile. Ho introdotto l'industrial security. Nasce da qualche anno, ma con peculiarità, come ho detto, dalle IT completamente diverse. Quali sono queste peculiarità? Naturalmente il ciclo di vita dei prodotti inserito, prodotti per quanto riguarda reti e software, quindi device di rete e software inseriti all'interno dell'impianto, ha un ciclo di vita completamente differente dall'IT. Come potete vedere, nell'IT la media è di 3-5 anni, per quanto riguarda l'OT dai 20 ai 40 anni in genere.
un ciclo di vita del software che cambia naturalmente cambiando le parti di ricambio, le opzioni per aggiungere software a livello di OT è molto più bassa rispetto all'IT. L'IT naturalmente prevede un aggiornamento di software molto più veloce rispetto all'industria, quindi un'eterogeneità sicuramente più alto per quanto riguarda l'IT, e un concetto di protezione che IT/OT che deve essere assolutamente differente. Ma complementare perché i tre pillar per entrambi la security li possiamo raggruppare in availability, integrity e confidentiality. Nel dettaglio, nell'IT, i due pillar agli estremi, quindi il pillar 1, l'availability, la disponibilità della rete e la confidenzialità, nell'IT vengono scambiate. Quindi in questo caso, per quanto riguarda la fabbrica, abbiamo disponibilità di rete come punto importante e fondamentale per portare avanti il processo produttivo, invece per quanto riguarda l'IT la confidenzialità è fondamentale. Faccio sempre l'esempio, per quanto sia importante ad esempio nell'IT andare a proteggere la busta paga di un dipendente, quindi confidenziale, andare a crittografare ad esempio quel database, invece per quanto sia nell'IT lo scambio di dati tra le macchine, più che la confidenzialità, deve andare a garantire la velocità di scambio stesso. Come si approccia nella cyber security in ambito di processo? Naturalmente con tre macro misure, macro aree, che sono le policy e le procedure, quindi vanno decise a priori cosa e come devo proteggerlo. L'esempio base è l'accesso tramite un badge nell'impianto, quindi ho definito sia la policy che la procedura. Devo andare a customizzare le misure di sicurezza a seconda di cosa sto proteggendo, quindi dell'impianto stesso, come è customizzato, direi andare a customizzare sull'impianto la cyber security, e infine, non ultima, la competenza, perché la competenza è il primo pillar di questo ciclo vitale, perché senza competenza non sono in grado di andare a proteggere in ambito cyber security la fabbrica stessa. Questi tre punti non sono statici, è un approccio continuo, quindi le policy e le procedure vanno aggiornate, di conseguenza vengono aggiornate le misure di sicurezza, di conseguenza devo tenere alta la competenza degli operatori in ambito security. Viene definito da uno standard. Lo standard per quanto riguarda l'OT è la ISE 62443. Attenzione, lo standard non è una legge. La legge in ambito europeo in genere rientra sotto la NIS. Quindi lo standard sono quelle linee guida che ci permettono magari di rispondere alla legge europea. Ed è uno standard che è complementare allo standard ISO/OSI, scusate, l'OSI 27001 per quanto riguarda l'IT. Quindi per l'IT ho la 27001, per l'OT ho la ISE 62443. E vengono descritti tre punti fondamentali, quindi plant security, meccanismi di protezione fisica per l'accesso, implementazione di processi di security management. Network security, che in genere è quella che risulta più facile nell'ambito di sicurezza, quindi andare a definire per esempio una zona demilitarizzata da espandere su internet, o definire delle protezioni di cella, e vediamo nella slide seguente come, o andare a inserire delle firewall e delle VPN. E la system integrity per quanto riguarda l'hardening di sistema, il piano di aggiornamento importantissimo dei software che abbiamo all'interno dei nostri sistemi, l'autenticazione che deve essere riservata e non aperta a tutti. Questo standard definisce anche un approccio. L'approccio prende il nome di Defense in Depth, dove fino a poco tempo fa la cyber security veniva vista come una singola barriera. Tradotto, andavo ad inserire un singolo firewall tra me e internet e pensavo di essere protetto, non è così. Quindi si va a definire un multilivello di protezione, cosiddetto defense in depth, così che da aumentare il livello di difficoltà di penetrazione della rete stessa.
Essenzialmente, non potendo a priori mitigare il 100% degli attacchi, aggiungo difficoltà all'attaccante. Non è soltanto, come abbiamo visto magari qualche slide fa, una questione di gestione della rete, perché la ISI 62443 definisce un protection level, cioè quanto la mia fabbrica può essere, è protetta. Questo protection level è definito su due variabili: uno è il security level, quindi la sicurezza in ambito proprio infrastrutturale, e il secondo è il maturity level, cioè quanta competenza ho nella gestione dell'infrastruttura stessa. Come esempio, posso andare a comprare il miglior firewall al mondo di qualsiasi vendor, quindi da 1 miliardo di dollari, non so, faccio un esempio, ipotizzo, e trovarmi in una situazione di security level 4, ma non avere le competenze adeguate o il dipendente che è in grado di gestire il firewall, quindi maturity level 0, e tornare al punto di partenza, cioè il mio protection level all'interno dell'infrastruttura è bassissimo. Quindi il maturity level, il know-how all'interno della mia azienda, il security level, cioè l'infrastruttura, la progettazione dell'infrastruttura security by design, vanno a definire il protection level. Quindi sono fondamentali entrambi, investire nell'infrastruttura e investire nelle competenze. Come dettaglio del protection level, prendo un caso semplice, quindi per definire, qui ho internet, ho un accesso a internet tramite due firewall, quindi vado a creare una DMZ con servizi esposti per l'IT, quali per esempio un sito web, e verso il basso ho l'interconnessione verso la fabbrica. Per aggiungere un minimo di protection level 2, quindi un protection level già adeguato per quanto riguarda la mia infrastruttura di rete, posso andare ad esempio a suddividere tramite dei firewall la mia linea di produzione e separare puntualmente il traffico su ogni cella. Quindi vado a segmentare la linea facendo una separazione in celle di protezione, con due vantaggi principali. Il primo è che riesco a controllare puntualmente il traffico. Il secondo è che in caso di attacco posso isolare una sola cella e non fermare tutto l'impianto. Quindi, con un minimo già di segmentazione di rete e protezione di cella, raggiungo già un protection level 2 per quanto riguarda lo standard ISI 62443. Ad oggi entrano in gioco anche altre tecnologie. Quindi si parla di edge computing e intelligenza artificiale. Per quanto riguarda Siemens decide anche di sfruttare queste tecnologie per la cyber security. Quindi vado ad abilitare quei device all'interno della rete, cioè vado ad abilitare il device con un'intelligenza. Quindi lo classico switch, router o firewall saranno in grado di gestire dei software. Quali sono questi software in ambito cyber security? Sono fondamentalmente quattro, cioè l'intrusion detection system, il Deep Packet Inspection, l'Intrusion Prevention System e Next Generation Firewall. Sono quattro concetti, senza entrare nel dettaglio tecnico, poi lo vedremo con il progetto con cui io e Andrea stiamo seguendo insieme, danno una protezione, possono dare un altro livello di protezione con un ulteriore livello di protezione per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè automaticamente questi software possono andare a garantire un livello di protezione maggiore. Per quanto riguarda Siemens, questi software sono delle partnership, ne faccio due ad esempio e poi li vedremo nel dettaglio nel case study con Andrea. Intrusion Detection System e Deep Packet Inspection abbiamo delle partnership come Nozomi Network, che nasce qui in Italia, da qualche anno trasferito negli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'Intrusion Prevention System e Next Generation Firewall, partnership con Fortinet o Checkpoint. Quindi andiamo ad abilitare, come vi ho detto, i device. In questo caso, il device Siemens, questo device prende il nome di LP, un switch router sulla famiglia Radeco,
Questi device sono in grado di andare a gestire dei software, quindi ho una soluzione all in one sia per la rete che per la sicurezza. Ho delle soluzioni di security assessment direttamente sui device e la fornitura di software di terze parti direttamente sulla soluzione dei nostri prodotti. Infine, per quanto riguarda la parte di business, diciamo che con il minimo sforzo e con investimento CapEx posso andare a gestire la rete direttamente Security by Design. Lascio la parola a IT Core, fra Andrea, ci prendiamo il corso. Grazie Emanuele, buonasera a tutti nuovamente. Io mi presento, sono Andrea Olivetti, sono Business Developer di IT Core all'interno della divisione che opera a livello di networking e cyber security nel mondo industriale, nel mondo operational technology e delle infrastrutture critiche. IT Core è un'azienda attiva sul mercato da qualche decennio. Siamo a Brescia come sede principale, poi siamo presenti a Bergamo e Udine, operiamo sul territorio nazionale e internazionale. Adesso andremo a vedere un caso reale, quindi applicativo, in cui sono state implementate le soluzioni che ha presentato Emanuele, secondo quelli che sono i dettami dello standard di riferimento IEC 62443. Andremo a vedere nel concreto cosa significa realizzare architetture di rete e calare soluzioni di cyber security in contesti sostanzialmente appartenenti al settore utility, però anticipo che quello che vedremo lo possiamo estendere e ritenere valido per il mondo industria in senso ampio. Quindi significa manifattura, logistica, processi, infrastrutture critiche e così via. Adesso partiamo dai motivi, dalle necessità che abbiamo raccolto in fase di analisi iniziale con il cliente. Chiaramente la prima necessità era quella di dotarsi di sistemi per la sicurezza e protezione logica, quindi sicurezza informatica, di quelli che erano i siti distribuiti sul territorio, e questo per ragioni molto semplici. Da un lato il timore di essere vittima di attacchi ai propri sistemi, peraltro in aumento negli ultimi tempi, come giustamente detto Emanuele, dall'altro la necessità di essere compliant delle normative di settore, e lì mi riferisco alla direttiva NIS del 2016 sulla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi dedicata a settori critici, quali appunto la produzione, fornitura, distribuzione di acqua ed energia, normativa che poi è stata recepita, diciamo, nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo del giugno 2018. La normativa anticipo, tra l'altro, potrà essere oggetto di una revisione tramite una direttiva NIS 2 che ha l'obiettivo appunto di rafforzarla e di espanderla anche in altri settori, non solo quelli ad oggi visti come infrastruttura critica. Tornando al caso, abbiamo dovuto operare quindi in un contesto operational technology, quindi OT, non IT, come quello di acqua ed energia, ed è stato necessario implementare una soluzione che fosse in grado di garantire una serie di aspetti importanti. Si è parlato prima di alta disponibilità, quella deve essere sempre garantita, infatti il primo punto è la business continuity, quindi sia in fase di inserimento della soluzione nel sistema esistente, sia in fase di post implementazione, perché non era permesso in nessun momento un fermo dei sistemi, un'interruzione dei servizi. Dall'altro lato bisognava garantire visibilità, monitoraggio su comunicazioni, su traffico di rete che lavorava su protocolli dedicati, quindi la soluzione doveva essere in grado di lavorare ad esempio su protocolli quali GUS in IEC 61850, quindi protocolli che vanno al di là magari del normale PROFINET di fabbrica. Totale ridondanza, quindi l'altro punto che doveva essere garantito nei collegamenti, negli apparati, sempre in ottica di business continuity per annullare quelli che sono stati definiti prima come single point of failure. L'altro aspetto è la scalabilità, quindi la possibilità di andare a replicare le stesse architetture, le stesse soluzioni in tutti i siti distribuiti sul territorio con medesime modalità di implementazione, quindi stesse configurazioni, stesse architetture di rete. E infine la soluzione doveva chiaramente garantire la massima protezione e sicurezza possibile. Qui, come potete vedere nella tabella, la soluzione di Siemens Raghelcom con a bordo
Nozomi in qualità di sonda per il monitoraggio e Fortinet come firewall ha permesso di trovare le risposte a ciascuna di queste esigenze grazie a, appunto, le funzionalità anticipate prima di Packet Inspection, Intrusion Detection System, Anomaly Detection System, Intrusion Prevention System e Next Generation Firewall integrate in un unico apparato. Adesso cerco di raccontarvi quella che è l'architettura, quindi il progetto vero e proprio, quello che abbiamo realizzato. Quella che vedete qui rappresentata è l'architettura, inizio a descriverla partendo dal basso, quindi dal livello di campo. Troviamo quelle che sono le sottostazioni, quindi le diverse cabine primarie. Per mancanza di spazio ne vedete rappresentate qui 3, 2 solamente in modo dettagliato, ma consideratene 13 in totale. I processi all'interno di una cabina primaria viaggiano su protocollo dedicato GUS di cui abbiamo parlato prima, quindi le unità di controllo e di protezione tipica di una cabina lavorano con questi protocolli dedicati e poi tramite TCP/IP sono collegati a dei PC e delle workstation per la supervisione locale. Tutto questo inizialmente all'interno quindi di una cabina era collegato mediante architettura di rete non progettata alla base, quindi topologie miste, non ridondate, topologie non sicure, piene di single point of failure, un po' con tutti quei problemi che Emanuele ha descritto prima. Quello che abbiamo fatto è siamo intervenuti rivedendo quelle che erano le architetture, implementando topologie d'anello al fine di garantire ridondanza di rete e sicurezza da questo punto di vista all'interno della sottostazione. Ci siamo poi preoccupati di mettere in comunicazione in modo sicuro tutte le diverse sottostazioni con quella che era la sede centrale che vedete rappresentata in alto. I collegamenti che erano già presenti, quindi collegamenti già in essere che abbiamo mantenuti, avvenivano e avvengono tutt'oggi tramite link radio, collegamenti in fibra, sistemi GPRS, quindi giuste modalità che permettono, che danno ridondanza nel mezzo di comunicazione. Il problema dove stava è che le comunicazioni erano regolate a livello di campo, quindi qui sostanzialmente dove sto passando il puntatore, da switch layer 3 semplici router. Quello che mancava era una barriera di protezione a monte delle sottostazioni. Lo switch non è un dispositivo di sicurezza, okay? Mancava una barriera e quello, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad inserire come default gateway della sottostazione il RuggedCom di cui vi ho parlato prima, quindi con Fortinet e Nozomi a bordo, in modo tale che si riuscisse a regolare quelle che erano le comunicazioni in entrata e in uscita dalla cella, monitorando l'intero traffico e andando a bloccare tutte le comunicazioni non concesse al di fuori chiaramente di quelle indispensabili a garantire continuità, produzione e controllo. Tutto questo grazie alle funzionalità dette prima. Abbiamo quindi rispettato il primo punto dello standard ICC 2443, quindi quello della difesa in profondità e quindi di una difesa costruita su più livelli. Arrivando quindi poi alla stazione centrale che vedete sopra rappresentata, la sede principale, qui è stata implementata un'infrastruttura virtuale in un data center predisposto a contenere macchine dedicate per il mondo industriale, quindi mondo OT. Era necessario implementare qualcosa che fosse separato dal contesto IT. Qui abbiamo inserito una prima macchina virtuale, quella che vedete qui rappresentata in giallo, che potesse raccogliere tutto il traffico di rete proveniente dalla rete dedicata a impianti che ho segnalato con queste due icone, quindi tutta la parte legata alla distribuzione e fornitura di acqua e gas. Il passo successivo è stato quello invece dedicato all'inserimento di una Central Management Console, quindi qui, che potesse fungere da unica piattaforma per la gestione e supervisione di tutte le sonde RuggedCom che eravamo andati a implementare e della Nozomi V1000 di cui vi ho parlato prima. Alla console centralizzata è stato affiancato un sistema di gestione centralizzata chiamato FortiManager che potesse permettere di gestire da un unico punto sostanzialmente tutti i sistemi firewall implementati e distribuiti sul territorio e quindi abbiamo fornito sostanzialmente al Network Operation Center del cliente un'unica sostanzialmente interfaccia, un'unica single pane of glass per il monitoraggio di tutti i siti produttivi.
Faccio una precisazione qui. Le comunicazioni a livello di campo, l'abbiamo detto prima, sono regolate da questo firewall, quindi da questa barriera che io implemento a monte di una sottostazione. A livello di sede centrale, però, anche lì ho bisogno di una barriera. Quella barriera è rappresentata da questo firewall. Dietro questo firewall è stata creata una DMZ dedicata in cui sono inserite sostanzialmente queste risorse completamente dedicate al monitoraggio da un punto di vista cyber security di tutti gli impianti. Quindi questa è l'architettura che risponde a IEC 62443, e adesso vi chiedo di tenere bene a mente il fatto che sono andato a inserire più livelli di protezione qua, quindi a livello di campo e anche a livello di separazione tra IT e OT di cui si è parlato prima. Quindi adesso, sulla base di questi concetti, mi sposto sull'altra slide. Lo so che è complessa, ma tanto tocco solo alcuni punti. Devo anche chiedervi di essere un pochettino rapidi, perché devi arrivare alla conclusione, perché stiamo andando un po' lunghetti. Va bene. Se non è un problema, grazie. Sicuramente. Il concetto dove sta? Sostanzialmente, anche qui, rispetto agli stessi concetti che ho descritto prima, li potete trovare all'interno di un'infrastruttura. Questa è una rete di stabilimento, quindi una rete di uno stabilimento di un'azienda manifatturiera, dove il concetto di protezione di cella, che nel caso precedente era una sottostazione, ora può essere una linea, una macchina, una cella, un insieme di più linee, un'area dell'impianto, che si va a delimitare, a mettere in sicurezza con l'implementazione di un firewall. A salire ho la rete che garantisce ridondanza e interconnessione del mondo OT con il mondo IT, ma vedete bene come anche qui viene riportato un firewall che separa le due infrastrutture, dietro cui viene inserita una DMZ che va a che custodisce, come dire, tutto quello che è i sistemi di controllo e supervisione di un impianto, quindi un MES, uno SCADA piuttosto che altro. Questo sostanzialmente, adesso concludo dicendo una cosa, qui vedete rappresentate come quelle che sono normalmente le fasi con cui si lavora all'interno del mondo operational technology. Dico solo una cosa, prima di andare a valutare tutte le tecnologie, la quantità di firewall di cella, che tipologia, piuttosto che tutte le altre soluzioni tecnologiche, è sicuramente fondamentale aver piena conoscenza e comprensione di quello che è il contesto che abbiamo davanti. Spesso e volentieri non c'è una conoscenza, non esiste un disegno della topologia, una mappatura degli asset, di quelle che sono le comunicazioni, rispetto a tutte quelle che sono i componenti di automazione presenti all'interno di stabilimenti o anche all'interno di infrastrutture critiche. Quindi l'assessment è sempre la prima fase sicuramente consigliata, che permette da un lato di IT Core, aziende come noi, operare con serietà e rispondere a tutte le reali esigenze, ma soprattutto permette al cliente di assumere consapevolezza, di eseguire poi business impact analysis dedicate e riuscire a motivare realmente quelle che sono le proprie scelte di investimento. Ecco, ho concluso, scusateci per eventuali ritardi. No, ci mancherebbe, c'erano un sacco di contenuti estremamente interessanti, ci sono un sacco di contenuti estremamente interessanti, molto complessi, devo dire, quindi non è di facile, diciamo, esattamente potabilissimo come argomento, ci vuole un attimino di dimestichezza nel comprenderli, ma capisco che il valore del lavoro fatto è assolutamente necessita di dare un po' di spessore tecnico. Faccio solo, giusto per capire, il modello che voi, il progetto che voi avete fatto è ovviamente applicabile anche al mondo delle aziende, nonostante fosse per una azienda dei servizi, giusto? Esattamente quello che ho presentato nella slide è dedicato sia al settore utility, quindi distribuzione di acqua, gas e così via, ma è chiaro che nel 90% dei progetti che realizziamo è poi in realtà focalizzato su imprese manifatturiere, quindi imprese, aziende che lavorano nel settore industria, un'industria normale sostanzialmente, quindi è assolutamente replicabile, i concetti sono gli stessi, quello che cambia è solo il dimensionamento dell'apparato. Anche nel caso in cui si tratti di machine builder, quindi sistemi integrator di automazione, piuttosto che costruttori di macchine, anche
Quindi si lavora facendo sì che questi possano vendere sostanzialmente, proporre agli end user le proprie macchine, le proprie linee, i propri impianti, secondo un concetto di security by design, quindi fornendo la loro isola, la loro macchina, con a monte questo firewall di cella, che è il punto di interconnessione sicuro, controllato, della loro macchina rispetto alla rete cliente, che è una rete che loro non governano. Perfetto. Grazie mille, è una domanda forse ovvia, ma era giusto precisarlo. Allora, prossimo speaker è Riccardo, che avevo già attivato la sua webcam, quindi se vuol prendere e già iniziare a condividere, perfetto, più veloce la luce. L'ingegnere Riccardo Fona è titolare e fondatore di Fragma, che è una delle startup che abbiamo qua, no, all'interno del nostro polo qui al CSMT, e prego, ti lascio direttamente la parola così non mi dilungo oltre. Grazie Gabriele, buonasera a tutti. Con i colleghi avete visto come affrontare la security da un punto di vista dell'operation technologies, quindi nel mondo industrial. Nel mio intervento invece andiamo a vedere come affrontare la sicurezza da un punto di vista invece del mondo IT, che è sì un mondo più tradizionale a cui siamo più abituati a parlare di sicurezza, ma che comunque richiede un approccio strutturato nell'affrontare questa tematica. L'aspetto fondamentale da chiarire prima di iniziare è la differenza tra la sicurezza delle informazioni o information security e la cyber security. Perché? Perché molto molto spesso si utilizza il termine cyber security, andando però a identificare da questo punto di vista solo gli aspetti tecnologici del problema. Perché la cyber security parla di tecnologia, di prodotti, quindi tratta solo una parte del problema. L'information security invece affronta a tutto tondo la sicurezza delle informazioni, siano esse cartacee o digitali. Poi, ovvio che al giorno d'oggi la maggior parte delle informazioni è digitali, ma il problema deve essere affrontato nel suo complesso, perché questo ci permette appunto di andare a vedere non solo gli aspetti tecnici, ma anche gli aspetti organizzativi e di fattore umano. Come hanno illustrato molto chiaramente i colleghi dell'intervento precedente, quando si parla di sicurezza delle informazioni si parla di disponibilità, integrità e riservatezza. Cioè io responsabile della sicurezza, devo garantire che le informazioni siano disponibili nel momento in cui vengono richieste, quindi che un processo possa usufruirne, siano attive, siano integre, quindi non siano alterabili da una fonte esterna non autorizzata, e siano riservate, cioè accessibili solamente alle persone a cui è concesso visualizzarle o modificarle. Rispetto a quello che avviene nel mondo dell'operation, in cui la disponibilità è l'aspetto critico, solitamente nel mondo dell'IT, quindi dell'information technologies, nel mondo office, quello che è invece fondamentale è garantire la riservatezza. Quindi io posso permettermi di interrompere temporaneamente per un breve periodo di servizi, a patto di evitare una divulgazione illecita di tale informazione. Quanto detto sopra è il motivo per cui, come Fragma, noi andiamo ad affrontare la sicurezza con quattro pilastri. Quindi, fatto salvo l'aspetto tecnologico che è fondamentale, ci occupiamo degli aspetti di audit e di controllo, quindi sia da un punto di vista tecnico con i penetration test, ma anche di processo. Un aspetto organizzativo in cui vengono definite procedure e policy, e un aspetto legato al fattore umano, che molto spesso viene sottovalutato quando si parla di sicurezza, perché, ritorno, si pensa alla tecnologia, ma è il principale vettore di attacco utilizzato dai cybercriminali. Quindi circa il 60% degli attacchi che sono efficaci per il cybercriminale partono da una vulnerabilità umana, quindi da una sua non conoscenza del pericolo. Perché parliamo così tanto di sicurezza delle informazioni? Perché il numero di attacchi sta crescendo enormemente. Quindi, se andiamo a vedere quello che è lo scenario italiano, abbiamo circa 2 attacchi al minuto. Quindi, mentre stiamo parlando, sono già successe qualche decina di attacchi. E hanno un costo molto elevato. Se andiamo a vedere, il costo medio di tutta le imprese italiane, siamo a un costo medio di 9 milioni. Se ci focalizziamo sulle piccole e medie imprese, che sono la grossa parte delle aziende italiane, il costo scende a 2,2 milioni. Il problema è che se andiamo nell'SMB,
quello che scopriamo è che a fronte di un attacco le aziende sono molto meno resilienti, quindi nel 60% dei casi queste organizzazioni rischiano di compromettere l'operatività della propria azienda e di non riuscire a proseguire nel proprio business perché non hanno dei piani di risposta, non hanno dei piani di ripristino e così via. E sono così attaccate perché viene molto spesso sottostimato quello che è il rischio, perché sui giornali molto spesso leggiamo di attacchi a grosse multinazionali e quindi nella cultura dell'SMB viene visto come qualcosa di lontano. Nella realtà questo è uno dei invece delle realtà che sono più attaccate in assoluto. A dimostrazione di questo, volevo, prima di vedere come proteggerci, presentarvi molto brevemente un caso reale. È una realtà manifatturiera della zona, non è stato divulgato l'attacco, quindi non potremo fare il nome, però per darvi l'idea della dimensione si tratta della classica azienda bresciana, quindi un centinaio di postazioni di lavoro, quindi con accesso ai PC, i dipendenti chiaramente sono molti di più calcolando la produzione, con un fatturato nell'anno precedente sui 50 milioni di euro, che ha subito un attacco nell'ottobre del 2021. Questo attacco è partito da una mail di phishing e che ha indotto l'utente a cliccare su un allegato malevolo che poi ha permesso agli attaccanti di prendere il controllo della rete e innanzitutto cifrargli tutti i dati e come conseguenza comportare una perdita di informazioni. Perché? Perché questa azienda aveva i backup, quindi che non sono stati cifrati e quindi ha potuto ripristinare i dati dal backup. Ma non avendo fatto analisi su quelli che erano i suoi requisiti di business, aveva backup giornalieri, quindi si è trovato con una perdita di 24 ore. La conseguenza è stata che non ha potuto evadere merce per 24 ore, avendo una perdita di fatturato dovuta alla mancata evasione, e dei danni per la ricostruzione di quello che era il proprio magazzino. Questa organizzazione utilizzava un magazzino completamente automatizzato, per cui si sono trovati un intero magazzino pieno di scatole, scatoloni, in cui non sapevano cosa c'era all'interno, quindi hanno dovuto una per una aprire tutte le scatole e andare a verificare il contenuto. La stima che è stata fatta da questa realtà è stata di una perdita di circa 250.000 euro al giorno e hanno subito un fermo della parte produttiva di 5 giorni, quindi potete bene fare i conti di quello che è stata la perdita totale di costi diretti di questo attacco. Chiaramente ci sono poi tutta una serie di costi indiretti che non sono stati stimati, come la perdita di danno d'immagine, i costi per il ripristino, i costi di data entry e così via. A questo punto vediamo come andare a proteggere efficacemente un'organizzazione come questa, quindi una classica SMB. L'aspetto fondamentale è quello di andare ad affrontare la security come un processo aziendale, quindi come un qualsiasi processo deve essere ciclico, deve avere una parte di analisi, quindi la parte di check in cui attraverso degli audit si verificano quali sono le misure presenti, quali sono le procedure e i controlli in atto, si vanno a migliorare i controlli che sono già presenti, si pianificano le nuove tecnologie, le nuove soluzioni da introdurre che potrebbero essere sia tecnologiche sia di processo, potrebbero essere implementate internamente o affidandosi a servizi terzi e a questo punto si implementano le nuove procedure. E poi si ricomincia, quello che è stato implementato si valuta, si verifica l'efficacia, lo si migliora ed eventualmente lo si introduce nuovamente qualcosa di innovativo e di non presente in azienda. Questo perché come gli attaccanti continuano a modificare le proprie tecniche di attacco e aumentano la complessità degli attacchi, dallo stesso modo chi si occupa di difesa deve continuamente innalzare delle barriere. Cosa intendiamo per audit, quindi analisi? Sostanzialmente andare a valutare quella che è la compliance di un'azienda, quindi la corrispondenza dell'azienda ai controlli previsti dallo standard ISO 27001. Come era citato nell'intervento precedente, lo standard 27001 definisce come implementare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nell'ambito IT, quindi definisce quali controlli applicare da un punto di vista tecnico, quali controlli applicare da un punto di vista di processo e come gestire le risorse umane. E questo approccio è utilissimo anche per le realtà che non prevedono di certificarsi su questo standard, ma vogliono utilizzare semplicemente i consigli, le linee guida dello standard per incrementare il proprio livello.
quello che è l'output di questo processo è sostanzialmente la verifica dei controlli soddisfatti, quelli che mancano, e quindi ciò che è da implementare di nuovo, quindi quello che sarà nel plan e nel do, e le aree di miglioramento, cioè ciò che c'è, magari non è documentato, non è standardizzato e quindi va migliorato introducendo delle procedure scritte, aggiungendo ulteriori procedure e così via. E quindi giungiamo all'aspetto di miglioramento, cioè di ACT. E qua vuol dire, un aspetto fondamentale è documentare. Sembrerà banale, ma nella maggior parte delle organizzazioni una delle criticità in caso di attacco è che non si sa cosa fare. Cioè, non esistono delle procedure, delle policy standard per andare a fare il ripristino dei dati, per verificare cosa, come vengono fatti i backup e quindi se i backup sono presenti. Come in operatività normale, molto spesso non è tracciata la gestione del personale, quindi le fasi di onboarding e di offboarding, dimenticandosi quindi di, non so, ad esempio chiudere le utenze degli account quando un collaboratore cessa il proprio contratto e rapporto di lavoro con l'organizzazione, lasciando quindi come conseguenza una superficie di attacco più estesa per l'attaccante e non monitorata. Un altro aspetto che viene verificato e può essere migliorato in questa fase sono le regole di ingaggio con i partner tecnologici, quindi i system integrator per la gestione dell'infrastruttura o gli sviluppatori software per quanto riguarda gli applicativi come la gestione del magazzino, gli ERP e così via. Questo perché? Perché un altro aspetto che è critico quando avviene un attacco è poi distribuire l'attività. Molto spesso non è chiaro chi deve fare cosa, quindi quale parte dell'attività di ripristino è in carico al personale interno di un'organizzazione e quale invece è in carico ai fornitori, rallentando di conseguenza le operazioni di restore e di conseguenza incrementando la perdita economica. A questo punto abbiamo la fase di pianificazione, ovvero definito le mancanze e i controlli che è necessario implementare, è necessario andare a definire chiaramente quali sono le tempistiche per l'introduzione delle tecnologie e la pianificazione dell'attività, quindi allocare le risorse, che non vuol dire solo risorse economiche, ma fondamentale le persone che andranno a implementare queste soluzioni e i sistemi che sono necessari se si tratta di aspetti tecnologici. Questo perché? Perché anche la parte di plan deve essere un percorso, non ci si può aspettare di partire da un livello 10 e raggiungere il livello 100 nell'arco di un mese, due mesi, un mese e mezzo. È necessario definire una roadmap, delle milestone e da lì andare a implementare quelle che sono le soluzioni mancanti. E cosa vuol dire soluzioni mancanti? Sostanzialmente introdurre nuove tecnologie o servizi, quindi delle soluzioni di endpoint security, cioè gli antivirus moderni più efficaci, introdurre la formazione per il personale, un aspetto che purtroppo viene spesso trascurato nelle organizzazioni piccole, quindi nelle PMI, quindi formare l'utente rendendolo consapevole di quali sono le minacce che incontra nella sua operatività, anche attraverso simulazioni pratiche, ad esempio si può simulare una campagna di phishing per verificare se l'utente è in grado di riconoscerla o meno, introdurre nuove procedure per rendere più difficile l'esecuzione di operazioni illecite, valutare i fornitori, altro aspetto che viene molto spesso fatto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, quindi legati alla 9001 alla qualità, ma non per quanto riguarda la sicurezza, e introdurre attività di assessment, come ad esempio i vulnerability assessment, penetration test, o servizi di monitoraggio come un SOC as a service che, raccogliendo tutte le informazioni dalla rete, permetta di identificare nelle fasi iniziali un attacco, perché è chiaro che non è sempre possibile fermare un attacco, una piccola percentuale passerà, perché a budget finito non si può avere una sicurezza al 100%, però se io ho dei sistemi di monitoraggio posso andare a interrompere la catena di attacco quando ancora non ha comportato danni gravi all'organizzazione. È chiaro che in presenza di elevate risorse la fase di do e di act, quindi diciamo il miglioramento degli attuali processi e l'introduzione dei nuovi, potrebbe anche essere vista in parallelo, però solitamente dovrebbe essere il do successivo a un primo ciclo di miglioramento e di analisi. Sono stato abbastanza conciso per non rubare troppo tempo visto l'orario, chiaramente se poi ci saranno domande o dubbi sono a disposizione.
È stato rapidissimo e ti ringrazio per questo assolutamente. E ricordo a tutti che se ci sono domande possono scriverle in chat in pubblico o in chat a me direttamente in privato per qualsiasi ragione. E, ho visto che tu nel tuo speech hai parlato di casi reali e soprattutto c'è, allora, diciamo, è nominato un caso reale che però è un caso di un'azienda abbastanza di medie grandi dimensioni per il territorio bresciano, anzi forse grande per il territorio bresciano. E per le aziende piccole hai nominato alcune attività da dove si potrebbe partire, cioè a dire la piccola aziendina che può essere anche un'azienda di servizi, può essere un'azienda che fa altro, che non fa per forza produzione metalmeccanica o altre, anzi forse quelli che sono più. Da dove si partirebbe? Allora, sicuramente la fase di partenza deve essere un audit, quindi che l'azienda abbia 5 dipendenti, ne abbia 10, ne abbia 100, ne abbia 1000, se non l'ha fatto internamente, è necessario che si affidi a qualcuno per valutare quello che è presente e quello che invece manca, è da implementare o è da migliorare, c'è, ma non è standardizzato, non è proceduralizzato, eccetera. Questo perché? Perché altrimenti si andrebbero a consigliare delle soluzioni che magari non sono quelle adatte a quella realtà. Se invece io ho il quadro iniziale, è possibile capire quali aree richiedono un intervento prioritario. Poi è chiaro che per esperienza ci sono alcuni aspetti che vengono quasi sempre trascurati da un punto di vista della piccola azienda. Il primo è la formazione. Quasi sempre non viene fatta formazione agli utenti, quindi questo in ogni caso andrebbe previsto, perché, ripeto, più della metà degli attacchi che vengono portati a termine, indipendentemente dalla dimensione del target, partono dal fattore umano. Quindi questo è sicuramente un aspetto da analizzare, da valutare. Per tutto il resto andrebbe capito cosa c'è prima. Certo. Quanto è importante il fattore umano è assolutamente importante, scusate se mi ripeto, ma è assolutamente fondamentale. È abbastanza nota alle cronache il caso in cui una finta mail dell'amministratore delegato dice paga tizio tot e l'impiegato amministrativo di turno ha pagato senza battere ciglio. Ovviamente la mail è una mail proveniente da un indirizzo molto simile ma non esattamente quello dell'amministratore delegato e quindi pagamento effettuato sul conto bancario di tizio che ha ringraziato tantissimo e ovviamente se ne è guardato bene di farsi colpire. Però quello è un esempio, ma l'altro esempio di attacco umano è magari un attacco non finalizzato a un'estorsione diretta, quindi all'eseguire un bonifico o all'eseguire subito il malware, ma al prendere il controllo della rete interna, perché io posso avere il perimetro esterno protetto quanto voglio, ma se gli do c'è una breccia che è il fattore umano, poi l'attaccante all'interno può muoversi, non dico liberamente, ma molto più facilmente. Quindi un attacco complesso, che sono i più comuni, è comunque abbastanza economico per un attaccante. Si parla di un costo di qualche migliaia di euro a fronte di riscatti di almeno decine di migliaia di euro. Quindi chiaramente diventa gioco critico. È un bel investimento, esatto, dal punto di vista dell'attaccante. Un ottimo investimento dal suo punto di vista, un po' meno dal nostro. Ok, Riccardo, grazie mille. Vediamo se poi ci saranno delle altre domande. Per ora passo direttamente la parola a Paolo Ferrari, fa parte dell'Università di Studi di Brescia, in questo caso anche come CSMT, quindi ci parlerà del lato delle reti industriali, quindi in questo momento la terra di nessuno, nessuno si occupa, ma che è fondamentale, e capire come sia importante monitorare queste reti anche non solo ai fini della sicurezza. Prego, lascio la parola a te, vedo che stai già condividendo, perfetto. Ok, se va tutto bene con l'audio, direi che... Sì. Perfetto, ok, grazie mille. Salve a tutti, sono Paolo Ferrari. Per questa presentazione volevo cambiare un po' proprio l'angolo con cui affrontiamo il problema della sicurezza a livello di campo. Abbiamo già visto nelle presentazioni precedenti dal basso con la prima presentazione, poi dalla parte IT con la seconda. Diamo un'occhiata a che cosa succede molto spesso a livello basso. Quindi noi cerchiamo di focalizzarci cosa succede all'interno della singola macchina, della singola linea di produzione. All'interno
Eccolo qua. Quindi partiamo da un altro angolo per poi finire alla security, ok? Quindi accerchiamo l'argomento di questa presentazione partendo dalla diagnostica, quindi da qualcosa che non ha a che fare direttamente con la security. Andiamo a parlare magari di manutenzione, magari predittiva in cloud, ok? Ma alla fine vedremo come le cose si chiudono. Di nuovo nello stesso punto. Allora, sicuramente bisogna fare una piccolissima introduzione di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di reti di comunicazione digitali utilizzate all'interno delle macchine di automazione. Se questa è la piramide dell'automazione, vediamo che stiamo parlando di quello che unisce i sensori e gli attuatori ai PLC. Ok, quindi siamo proprio dentro nella macchina, non siamo a livello di computer di supervisione, non siamo all'interno dell'ufficio. A questi livelli le comunicazioni digitali sono sempre state implementate utilizzando bus di comunicazione, protocolli di comunicazione specifici pensati apposta per garantire il controllo della macchina. E questa è stata la situazione, una situazione stabile in tutti gli anni 80, in tutti gli anni 90, fino ad arrivare all'inizio del 2000, perché all'inizio del 2000 succede qualcosa di nuovo, ossia vengono introdotte anche all'interno della parte di comunicazione che coinvolge sensori e attuatori, quelle che sono le tecnologie Ethernet che fino allora erano solamente nella parte di supervisione. Questo per quali motivi? Perché naturalmente con la tecnologia di trasmissione Ethernet è possibile avere delle prestazioni molto superiori, si può andare molto più veloce a trasferire le informazioni e quindi si possono trasferire tante informazioni nello stesso identico intervallo di tempo e quindi le nostre macchine possono fare tante cose in parallelo. Non è che migliorano le prestazioni in quanto velocità della parte meccanica, ma migliorano il numero di loop di controllo, per esempio, che io posso fare all'interno dello stesso identico sistema di automazione. E quindi esempio di real-time Ethernet diffuse che dal 2000 in poi si sono diffuse molto sono per esempio Profinet, Ethernet IP, Ethercat, Powerlink, Cercos 3 e via così. Sono tutti nomi che chi di voi conosce perché lavora a livello OT chiaramente ha incontrato magari anche nel proprio all'interno delle macchine di produzione. E questo tipo di tecnologia ha anche un altro grossissimo vantaggio, che è pronta per permettere quell'accesso verticale dal cloud verso il singolo dispositivo che era molto difficile da ottenere con i bus di campo tradizionali. Immaginatevi dei collegamenti seriali pensati solo per scambiare i pochi bit di informazione di un sensore, non possono essere utilizzati per accedere a una pagina di configurazione o a scambiare dati di manutenzione direttamente col cloud, mentre invece una rete basata su Ethernet può fare anche queste cose perché ha a disposizione una capacità di trasferimento dati che è usata solo in minima parte per fare controllo, quindi c'è tanto spazio libero per fare anche altri tipi di accessi, altri tipi di trasporto informazioni. Naturalmente questi tipi di accesso richiedono, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, di controllare molto bene gli accessi per garantire la sicurezza del sistema. Ma il fatto di avere la tecnologia Ethernet anche a livello di controllori ci permette poter implementare queste cose. E quindi questo è un beneficio che noi abbiamo ereditato dal fatto di installare Ethernet a livello di campo. Quando con l'avvento dell'installazione di Ethernet, ecco che cambiano molte cose anche dal punto di vista della diagnostica. Diagnostica per capire come stanno andando le comunicazioni. Le reti Ethernet sono reti topologicamente più complesse delle vecchie linee seriali, quindi si fa più fatica a tenere sotto controllo quello che succede all'interno di una rete Ethernet. Basti pensare che mentre in un collegamento seriale di solito un dispositivo che parla e gli altri sono in ascolto, in una rete Ethernet
teoricamente tutti possono parlare contemporaneamente e quindi accedere e fare un controllo per capire esattamente chi sta parlando con chi e che cosa si stanno dicendo diventa estremamente complicato, poco efficiente dal punto di vista dei costi, bisogna investire tanto per fare questo tipo di analisi. Ecco che questo è una cosa nuova che succede all'interno dei nostri sistemi di comunicazione di tipo industriale. Inoltre, però, abbiamo anche i vantaggi, chiaramente, che grazie all'esperienza fatta con i bus di campo seriali, possiamo ereditare anche all'interno di questi bus di campo basati su Ethernet tutta una serie di procedure e modalità per codificare la diagnostica e rendere più efficace l'intervento di manutenzione. Cioè, se un dispositivo non mi dice in maniera generica sono rotto, ma mi dice il canale 3 del mio quarto modulo è in cortocircuito, mi dà un'indicazione molto più dettagliata, io posso intervenire, il manutentore può intervenire e cambiare questa parte non funzionante in molto meno tempo. Questo è un po' il motivo per cui è intuibile che bisogna fare diagnostica per poter garantire la disponibilità della nostra macchina. Ma nello specifico, se noi guardiamo le reti basate su Ethernet, perché ci serve fare diagnostico? Qual è il motivo per cui noi vogliamo attivare delle funzionalità di diagnostica? Che cosa servono effettivamente? Ho provato un po' di fotografie prese dagli impianti veri. La diagnostica serve per risolvere questi problemi. All'interno di queste via cavo che sono completamente chiuse, quindi non visibili dall'esterno, ecco che il posatore ha fatto un po' di pasticci, ha mescolato cavi di potenza con cavi di segnale. Naturalmente nessuno può vederlo, no? Perché non abbiamo la vista a raggi X e quindi non riusciamo a vedere cosa c'è sotto il coperchio. E questi tipi di situazioni vanno a creare vanno a aumentare il livello di disturbi indotti dalla parte di potenza sulla parte di comunicazione e quindi semplicemente ci fanno per esempio scartare dei pacchetti perché sono corrotti, il rumore ha rovinato la trasmissione del pacchetto e quindi il nostro pacchetto che contiene informazioni di controllo va perso. Quindi queste sono situazioni molto molto frequenti. Altre situazioni frequenti, sempre dovute all'installazione del livello fisico, ecco che abbiamo problemi di cortocircuiti, connettori non eseguiti a regola d'arte che presentano delle micro imperfezioni di cablatura che portano poi a generare delle perdite di comunicazione che durano per esempio per alcuni secondi, dovuti magari a dilatazioni termiche, c'è un cortocircuito che dura qualche secondo e poi sparisce e quindi abbiamo dei malfunzionamenti intermittenti dovuti a un problema a livello fisico. Questo è il motivo per cui noi vogliamo fare diagnostica. Sono cose molto frequenti e aggiungiamo poi che le nostre installazioni invecchiano. Quindi vuol dire che tutto quello che funziona forse bene nel momento in cui lo installo, se ci sono difetti di assemblaggio, pian piano compaiono con l'invecchiare della nostra installazione. Quindi questo è il motivo per cui vogliamo fare diagnostica e tutte le maggiori sistemi basati su real-time Ethernet sfruttano la possibilità di utilizzare il canale di comunicazione Ethernet non solo per il controllo ma anche per scambiare altri tipi di informazioni per aggiungere la diagnostica. Quindi un dispositivo sensore, attuatore, controllore che parla Ethernet usa il canale Ethernet non solo per fare la comunicazione per controllare la macchina, ma anche per fare diagnostica. È stata uno dei primi utilizzi paralleli del canale di comunicazione. Tra l'altro con sistemi di tipo orientati a particolari protocolli, per esempio per Profinet, che noi conosciamo molto bene perché abbiamo il centro di competenza, è possibile andare a attivare tutta una serie di funzionalità aggiuntive che si comprano insieme ai dispositivi Profinet, fanno parte proprio del dispositivo Profinet, non c'è nulla da installare, per andare a mettere in evidenza proprio quei tipi di problemi che abbiamo visto prima, quindi problemi di cablaggio, problemi di configurazione. Ci sono
due modi per fare questi tipi di diagnostica. Uno è un monitoraggio continuo, ma prima volevo velocemente fare il classico esempio, quello del troubleshooting, cioè c'è un problema nella macchina, la macchina si ferma, non funziona, bisogna togliere di mezzo questo problema, un classico problema di manutenzione, la macchina si è fermata, vieni a sistemarla. Ok. Quindi strumenti per il troubleshooting esistono, sono software da collegare a questa rete Ethernet, perché è una rete Ethernet normale, quindi si può usare un computer portatile, per esempio, per fare questo tipo di diagnostica. Sono pensate per essere gestiti da un operatore umano, quindi dal manutentore umano, che sente quali sono le informazioni, magari che gli racconta un altro operatore della macchina, e collegando questi strumenti in pochi minuti riesce a fare l'elenco delle stazioni collegate, qual è il traffico di rete, a trovare i dispositivi che sono connessi e quali non sono connessi, a vedere come stanno funzionando, e quindi a velocemente, qualche minuto, qualche decina di minuti, una mezz'oretta, individuare esattamente qual è il punto critico e risolverlo, ok? Come farebbe un qualunque manutentore. Qual è il problema? E chiaramente è una manutenzione reattiva. Prima c'è stato il problema e poi siamo intervenuti per risolvere questo problema. Questo è un esempio di come potrebbe funzionare un software che fa questo tipo di analisi. Mostra la tabella con tutta una serie di parametri, evidenziando, mettendo in evidenza quali parametri non tornano, e sono poi la formazione del manutentore che in questa tabella piena di migliaia di dati trova quelli che non quadrano, okay? Aiutato chiaramente, ma c'è sempre una grossa parte di componente umano in questo tipo di manutenzione su reazione. Diverso invece è il cosiddetto monitoraggio continuo. Nel monitoraggio continuo l'idea è quella, utilizzando questi canali di comunicazione che i sistemi offrono, installo e metto e configuro un sistema che continua ad analizzare lo stato della macchina e lo analizza in modalità machine to machine, senza l'intervento di un operatore. In questo modo si può tenere traccia della storia, cioè come si comporta la macchina nel tempo, e quindi si possono evidenziare anche prima se ci sono dei trend che vanno verso una situazione di non disponibilità della macchina. Se oggi perdo un pacchetto perché ci sono delle interferenze, man mano l'impianto invecchia, man mano aumenteranno l'ossidazione dei contatti, man mano il segnale elettrico diventerà più basso e quindi il numero di pacchetti persi non farà altro che aumentare. E quindi, studiando l'andamento nel tempo di questa situazione, io posso arrivare a capire che devo fare una manutenzione in quel particolare, su quel particolare punto, in quel particolare connettore, prima che si verifichi il fermo macchina. Se poi pensiamo al fatto che stiamo lavorando sempre machine to machine senza l'intervento di un uomo, allora possiamo anche combinare la possibilità di far eseguire questa diagnostica a basso livello in continuo, in modo permanente, con la possibilità di trasferire i risultati di questa diagnostica in cloud. E quindi sfruttare la possibilità di scalare algoritmi, magari anche di machine learning, per andare a scoprire in anticipo se la mia rete sta funzionando in maniera meno efficiente rispetto al passato. Quindi con la combinazione di tutte queste funzionalità che sono offerte proprio dalla possibilità di avere una connessione di tipo Ethernet, anche a livello di sensori attuatori, riesco a implementare qualcosa di molto evoluto, senza dover intervenire più di tanto su quelle che sono le funzionalità o gli oggetti da inserire all'interno di questa rete, perché queste probe di analisi, come abbiamo visto magari anche precedentemente, potrebbero essere dei software installati all'interno di oggetti che già ci sono all'interno della rete di comunicazione a basso livello. Per esempio qui
esempio che volevo farvi vedere di monitoraggio continuo, siamo nel settore automotive, ci sono tantissime stazioni di lavoro che portano alla fabbricazione di pezzi anche molto complessi, parliamo di 2000 dispositivi di campo, quindi 2000 tra sensori, attuatori e controllori. Abbiamo una situazione classica in questo mondo in cui la rete è in continuo ampliamento, aggiungo stazioni, tolgo stazioni, e ci abbiamo il problema, abbiamo che durante il funzionamento ogni tanto qualche stazione va fuori linea, essendo una fabbricazione a catena, chiaramente tutta la catena produttiva si ferma. Quindi che cosa è stato fatto? È stato installato un sistema di monitoraggio continuo della rete che ha permesso di individuare una quantità notevole di dispositivi presenti nella rete ma non configurati. Questa è una situazione molto, molto frequente in impianti molto grossi in via di costruzione. I dispositivi vengono collegati alla rete ma non vengono subito configurati, e magari tra quando vengono installati e quando vengono configurati passano magari dei mesi, però loro sono presenti e possono creare delle conflitti con altri oggetti che invece vengono configurati mano a mano. Quindi sono stati individuati questi dispositivi non configurati e sono state avviate le azioni di manutenzione, okay? Quindi trovali e mettili e configurali. Sono stati trovati dei cavi e dei connettori difettosi. Analizzati nel tempo si è visto che alcuni dispositivi peggioravano le loro prestazioni nel tempo, e è stato individuato quali erano i cavi e i connettori da sistemare. E poi è stata individuata anche un'altra cosa, sono stati individuati dei picchi di traffico in alcuni momenti della giornata, va bene? E questo naturalmente c'è stata necessità di approfondire di più questo tipo di situazione. Se io guardo questa situazione con gli occhi del manutentore, qui veniamo l'equivalente, il mio equivalente, io mi metto sempre nella parte dei manutentori, ok? Lui guarda, apre il cabinet, collega il suo PC, fa tutte le sue analisi e dice: qui c'è un problema di configurazione, qui abbiamo sbagliato a creare la topologia di rete, perché ci sono probabilmente degli oggetti che non fanno parte del sistema di automazione, per esempio telecamere di previsione, computer di supervisione, che non sono stati collegati correttamente. Invece di essere collegati agli switch più in alto, quelli di backbone, sono stati collegati ai dispositivi in basso, e quindi il loro traffico, che magari può essere anche molto alto, percorre la strada della percorsa anche dei pacchetti di automazione, ed è per quello che io vedo questi picchi di traffico. Quindi cosa devo fare? Devo rifare la topologia di rete, spostare alcuni connettori, perché questa è la sua visione, è la visione del manutentore. Lui ha un sintomo e applica il modo che lui conosce per determinare qual è il problema. Va bene, questo modo è l'unico? Consideriamo per esempio anche la security. Dopo aver visto tutte queste presentazioni ci dobbiamo domandare: come mai al manutentore non è neanche venuto in mente che potesse essere un problema di security? Non ha neanche chiamato il suo collega che fa security? Perché è andato diretto su: è un problema di cavi, connettori, devo spostare qui, devo riconfigurare la macchina? Perché quello è il modo che lui aveva per risolvere i problemi in passato. La security non faceva parte del suo bagaglio. Okay? Quindi lui, nato con i bus di campo seriali, aveva come concetto il fatto che un problema di security ce l'ho se entra uno sconosciuto in impianto, e quindi siccome gli sconosciuti in impianto non entrano, io non ho problemi di security. E invece dall'altra parte non c'è neanche nessuno dei suoi colleghi che fanno parte della security che sono scesi da lui a dirgli: guarda che magari tu potresti avere dei problemi di security perché adesso le tue reti sono collegate alle nostre. Perché chi sta in ufficio, invece chi fa security di tipo IT, magari non ha neanche presente che ci potrebbero essere dei problemi diversi a livello OT. L'hanno già detto i miei colleghi precedentemente: a livello OT abbiamo altri obiettivi, abbiamo bisogno di far rispettare le nostre reti dei ritardi massimi. E quindi la security per l'IT non va esattamente bene per la security a livello OT. E come è stato già detto, ci sono altre priorità. Noi dobbiamo sempre far arrivare i dati in tempo.
E queste sono talmente prioritari, questi obiettivi, che molto spesso in passato la security è stata messa proprio all'ultimo posto, perché era un problema. Applicando i concetti gialli, correvo il rischio di non avere la disponibilità dell'impianto. E quindi molte reti industriali non hanno nessun tipo di security, o non hanno delle security che i nostri colleghi dell'IT chiamano ridicole. Okay? E quindi abbiamo potremmo avere un problema, però il manutentore non lo sa, perché nessuno ha fatto formazione al manutentore sulla security, e l'esperto di security dell'ufficio non sa che magari ci sono pezzi di impianto in produzione che lavorano con le stesse tecnologie che lui tiene tutti i giorni sotto controllo, come abbiamo visto precedentemente. Quindi procediamo e diciamo: cosa succede se noi diamo le informazioni di prima in mano a un esperto di security? Ci sono dei picchi di traffico nella rete, sono picchi di traffico regolari che si ripetono a intervalli di tempo regolari. Se analizziamo che tipo di traffico è, troviamo che è traffico diverso da quello di automazione, che il manutentore aveva classificato come fa parte di altre cose che non dovevano stare qui e che qualcuno per sbaglio ha messo qui. Il problema è che non era per sbaglio in questo caso. In questo caso c'erano degli attacchi DOS in essere, c'erano attacchi alla parte di gestione, c'erano dei malware che cercavano di prendere il controllo dei PC di HMI, di supervisione in impianto. Quindi c'era tutta questa attività in essere a livello della rete di automazione interno macchina, che non sarebbe stata mai vista, messa in evidenza, se non ci fosse stato installato un sistema di diagnostica permanente per fare manutenzione predittiva, qualcosa di diverso. Quindi che cosa possiamo dire? Non possiamo pensare di osservare i nostri sistemi sotto un solo angolo, altrimenti corriamo il rischio di guardare con la security da una parte e avere problemi di manutenzione dall'altra, oppure guardarlo solo con l'occhio del manutentore e dimenticarci che è la security. Quindi bisogna sorvegliare la rete nel tempo, esaminare tutti i dati raccolti in parallelo, fornire le stesse informazioni sia al sistema di manutenzione predittiva sia a quello di security, evitare di trascurare un aspetto rispetto all'altro. Come benefici poi abbiamo il vantaggio di avere delle reti basate su Ethernet, quindi altamente scalabili, possiamo mettere la parte di analisi premise, in cloud, possiamo mettere dove vogliamo, e abbiamo i tempi ridotti di risposta, perché abbiamo delle reti estremamente veloci anche a livello di campo. Quindi siamo in una situazione favorevole, si tratta, come dicevano anche i miei colleghi precedenti, di cominciare a sfruttare queste condizioni. Con questo io ho finito, se ci sono domande chiaramente. Ottimo, grazie Paolo. Quindi sì, ribadisco, se ci sono domande mettetele pure in chat, o a questo punto potete anche farcele. Qui immagino che il caso che nominavi abbia anche un caso reale, giusto, quello che nominavi prima, che è sfociato poi nella cyber security partendo da un'attività di... Sì, è stato praticamente l'avvio circa 3 anni fa di questa attività, proprio perché chiaramente quando l'esamina il manutentore in impianto ha davvero una visione limitata, perché applica tutti quelli che sono i problemi che lui conosce alla rete che ha di fronte. Già solo analizzandolo noi che ci occupiamo di manutenzione, ma chiaramente abbiamo una visione un po' più ampia, abbiamo subito capito che c'era qualcosa che non andava a livello di security. Con l'aiuto degli esperti abbiamo deciso anche di integrare questa parte in maniera continua all'interno dei tool che adesso usiamo per la parte di manutenzione. Quindi è stato proprio un po' l'avvio di questa attività, questo use case. E quindi possibili futuri problemi, attacchi che si possono prevenire con questi tool, quali potrebbero essere? Perché adesso lo spegni spesso, spengo, riaccendo tutto, stacco tutto e realtà. Sì, diciamo che se è un problema di automazione, spengo e riaccendo tutto, è drastico, può portare a dei fermi impianto limitati, ma magari dopo il sistema riparte. Se è un problema di
virus che ti cripta tutto l'hard disk del tuo ECMI, chiaramente puoi spegnere e accendere tutte le volte che vuoi e non ce la fai. E quindi diciamo l'idea è quella di andare a intercettare particolari cambiamenti di traffico non previsti all'interno della rete di automazione senza dover installare lo stesso tipo di dispositivi e lo stesso tipo di classe di dispositivi che si usano a livello IT, perché non sarebbero compatibili con i costi delle singole macchine. Perfetto, tutto abbastanza chiaro. Ok, siamo a siamo a 1 ora e 45 circa, quindi dobbiamo arrivare alla conclusione. Se ci sono domande, ovviamente siamo a disposizione, altrimenti adesso io dare la parola per la chiusura e nel frattempo, se ci sono domande, siamo a disposizione a Davide Tucci della Camera per la chiusura finale. E nel frattempo mi ribadisco sempre il fatto che se volete fare delle domande approfittatene, perché questo è il momento migliore per poterle fare e avete di fronte le persone per poterle fare e che possono darvi soprattutto le risposte che altrimenti sono difficili da ottenere. E lasciate la parola a Davide. Grazie. Allora, condivido slide, naturalmente questa è quella finale, cercherò di essere breve. Come si diceva, siamo il punto impresa digitale, quindi abbiamo reputato di fare una piccola introduzione sulle nostre attività in modo che tutte le imprese abbiano comunque piena consapevolezza di quello che facciamo e dell'aiuto che possiamo eventualmente fornire. Il Punto Impresa Digitale è un ufficio istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico recentemente nel 2017 si propone come punto di riferimento per le imprese nell'approfondimento della digitalizzazione. Abbiamo essenzialmente quattro linee di strumenti che sono i bandi voucher digitali, in generale i bandi di contributo economico, ben presentati precedentemente dalla dirigente, la dottoressa Vairano. Il supporto sulle tecnologie 4.0 non in termini di implementazione ma sostanzialmente in termini di predisposizione di eventi come quello di oggi, quindi naturalmente ormai soprattutto in fruizione remota, consulenza ed istruzione sulle applicazioni e quadro normativo delle tecnologie 4.0 soprattutto a livello alto, quindi senza andare sul dettaglio dell'implementazione, ma comunque potendo aiutare l'imprenditore a farsi un'idea di quali possono essere gli approcci e le tecnologie più adeguate alla sua realtà e alle sue necessità. Strumenti di assessment, ne abbiamo attualmente tre. Si tratta di strumenti di assessment digitale in grado di mappare la maturità digitale dell'azienda, li vedremo in dettaglio tra poco, e l'orientamento digitale, anche questo adesso vedremo più nel dettaglio. Trattasi essenzialmente di un misto fra le precedenti cose che ho citato e soprattutto con la finalità di portare, visto che noi appunto facciamo un volo sopra l'impresa, ma non siamo ovviamente in grado di andare nel dettaglio di tutte le tecnologie infinite e infinibili della digitalizzazione, e cerchiamo anche di essere un ponte fra le imprese e le strutture che offrono la digitalizzazione presso l'impresa stessa. Quindi abbiamo visto che il nostro vuole essere soprattutto una funzione di raccordo tra le imprese e i centri di competenza, ascoltando le imprese, naturalmente ora non possiamo più fare rispetto ai seminari in presenza, ma comunque entrando in contatto con le imprese e gli imprenditori durante gli webinar, creando un servizio che abbiamo denominato Un'ora con il PID. Trattasi essenzialmente di appuntamenti mirati definiti in base chiaramente alle necessità della singola impresa, cercando di comprendere il più possibile quali siano le sue necessità per definire quindi soprattutto un orientamento efficace, in buona sostanza
cercando di dare delle soluzioni pratiche e concrete che l'impresa possa cercare di mettere in atto. Lo Zoom 4.0 che qui abbiamo citato è a tutti gli effetti uno dei nostri strumenti di assessment. Si tratta di un assessment approfondito che svolgiamo io e il collega direttamente parlando con l'imprenditore per cercare di comprendere in maniera strutturata l'impresa cercando quindi di dare delle indicazioni ottimali in una maniera appunto più strutturata. Il supporto one to one appunto fornito attraverso consulenza individuale, per prenotarla è sufficiente contattarci sia telefonicamente che via email. Questi appuntamenti si svolgono naturalmente anche in base alle necessità dell'imprenditore stesso, ma a grandi linee cercando di focalizzarci sul settore economico dell'impresa, sulla dimensione dell'impresa, la struttura dell'impresa, sul suo livello tecnologico e sulle prospettive. Naturalmente quando si parla di tecnologie, le prospettive in realtà dell'imprenditore e della dirigenza in generale risultano l'elemento chiave, perché possono essere utili tante volte tante soluzioni, ma la direzione che l'impresa sceglie per se stessa è poi la questione più importante. Sulla base di queste informazioni quindi cerchiamo di definire l'orientamento verso il network 4.0. Non è stato creato solo il punto impresa digitale, ma un vero e proprio network di strutture che possono affiancare materialmente l'azienda. Una di queste peraltro è CSMT, che è qui con noi oggi. Sono state svolte una serie di abilitazioni definite in parte dal MISE, in parte da Unioncamere, e accreditati degli enti come i centri di trasferimento tecnologico, i Digital Innovation Hub, i Competence Center definiti presso le più grandi università italiane e i Fab Lab. Sono stati identificati quindi come operatori qualificati in grado di erogare servizi e progettare soluzioni tecnologiche soprattutto in campo 4.0. Ogni struttura è differente dalle altre, di conseguenza a questo serve la produzione di un colloquio con noi per cercare di comprendere quali possono essere fra le opzioni che abbiamo a disposizione, non solo a livello tecnologico ma anche a livello di supporto operativo. Un ultimo servizio in termini di network 4.0 che è stato messo a disposizione delle imprese è quello del mentoring. Trattasi in questo caso non di strutture ma di professionisti di comprovata esperienza e certificati da Unioncamere Nazionale, che mettono gratuitamente a disposizione per le imprese una quantità di ore personalizzata a seconda del caso, con un tetto massimo di 20 ore, al termine delle quali naturalmente può essere possibile proseguire con una consulenza privata. Al momento nella nostra provincia sono disponibili diversi professionisti che si occupano principalmente di web marketing e di gestione della transizione 4.0. Si può fare richiesta direttamente a noi, ma probabilmente la cosa migliore, se non si conosce già un mentor certificato, è quella eventualmente di passare attraverso un colloquio conoscitivo per cercare di comprendere quale possa essere il supporto più adeguato. Parlavamo precedentemente di assessment. Abbiamo due strumenti che sono votati più alla comprensione del livello digitale dell'impresa nel suo insieme. Il primo è il Selfie 4.0, che è in autovalutazione. Ogni impresa può accedere alla pagina nazionale del punto impresa digitale oppure passando attraverso il sito della Camera di Commercio di Brescia e registrarsi e realizzare il Selfie 4.0. In alternativa si può anche prendere appuntamento con noi e farlo insieme, commentarne anche subito direttamente che i risultati, fare direttamente anche una chiacchierata in base alle domande per riuscire a comprendere meglio la situazione. Lo Zoom 4.0 abbiamo visto che è il test più approfondito e strutturato che svolgiamo direttamente io e il collega. L'ultimo servizio, come tutti gli altri offerti da noi gratuito, è invece un servizio che è più votato alla comprensione delle competenze digitali dei lavoratori e dei privati cittadini in generale, ma non interessa naturalmente in questo caso soprattutto dei lavoratori. È inserito nell'iniziativa Repubblica Digitale, che è un programma promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale,
e viene offerto anche questo online, è anche questo uno strumento di autovalutazione e ha la finalità di comprendere quale può essere il livello di competenza tecnologica dei lavoratori per fare in modo che anche l'imprenditore possa comprendere qual è la base con cui lavora e individuare possibili margini di miglioramento. È uno strumento nuovo, ma reputiamo che sia piuttosto importante perché naturalmente anche prima si parlava di errori umani e sono utili sicuramente tutte le tecnologie di questo mondo, ma se il personale non è in grado di utilizzarle in maniera efficace, a volte sono più problemi che non guadagni. Questi sono i nostri contatti, si possono trovare comunque sulla pagina della Camera di Commercio. Con questo vi saluto, spero di essere stato abbastanza rapido e esaustivo e passo la parola al moderatore. Grazie Davide, sei stato rapidissimo, questo passaggio è interessante, quindi focalizzerei l'informazione sul fatto che il PID mette a disposizione questi servizi che possono essere sicuramente un primo approccio, un primo ingresso a tutte le attività di e di sicurezza, ma anche di digitalizzazione dell'azienda o capire la maturità digitale dell'azienda e capire se c'è qualcosa che anche con poco può essere fatto per portare dei risultati interessanti e concreti nella propria azienda, di qualunque dimensione essa sia. È un servizio che la Camera mette a disposizione, vale la pena provare a valutarlo e provarlo. Faccio un breve riassunto di ciò che oggi abbiamo condiviso, che sono un approccio generico e anche se mirato alla sicurezza dal punto di vista normativo e legislativo di Pragma, degli esempi di installazioni con Siemens e poi un esempio di utilizzo della tecnologia a livello OT, delle reti OT, da parte di CSMT e dell'università. Quindi abbiamo attraversato, diciamo, tutti i livelli che possono essere interessati dalla parte di sicurezza e digitalizzazione su diversi punti di vista, ricordandoci che il fattore umano è una parte fondamentale e poi l'altra parte fondamentale è ovviamente avere delle strutture adeguate, siano esse per garantire la sicurezza IT, siano esse per garantire un corretto funzionamento delle reti che altrimenti non funzionano correttamente, appunto magari reti vecchie dimensionate qualche annetto fa che adesso si trovano in un carico di lavoro molto più intenso di quello che avevano all'inizio. Non vedo domande, immagino che non ci siano, non vedo mani alzate, quindi il tempo a nostra disposizione è ampiamente scaduto rispetto a quello che avevamo programmato e quindi io, se non ci sono domande, quindi penso di no, vi chiuderei quindi il webinar, ringrazierei tutti i relatori che hanno avuto il tempo da dedicarci oggi, si hanno dedicato a farlo oggi e a creare i contenuti che hanno condiviso con voi. Vi ricordo che spiegheremo in mail le presentazioni che sono state fatte oggi e che la registrazione di questa giornata verrà messa online sul canale YouTube del CSMT. Ringrazio ovviamente la Camera per queste iniziative e per tutte le iniziative che sono state descritte all'inizio e alla fine del webinar e che vi invito ovviamente a cogliere perché sarebbe un peccato non coglierle, sono veramente dei servizi di valore che sono utili per qualsiasi impresa. Quindi vi ringrazio a tutti i relatori e alla prossima. Buona serata a tutti.